come va? Pregi e difetti del UAS. Parti positive e parti negative. Parte negativa. Tutte queste macchie nere e l'acqua che passa anche dentro. Queste qua sono prossime arrugginite, aree arrugginite. Comunque, allora io voglio fare una piccola, come dire, un refreshment. Quando sono andato a ritirare la UAS sette mesi fa, quando l'ho ritirata, questo qua, lo specchio, questo qua, si muoveva, appena chiudevi la porta si muoveva, cioè praticamente l'unico lavoro che c'era da fare era togliere questo e avvitarla. Perché dico questo? Perché la macchina era rimasta per 3 mesi ferma alla concessionaria della UAS Italia senza essere minimamente guardata, presa di cura, quindi questo qua si muoveva. Poi c'era lo specchietto che, come vedete, adesso non c'è più. Praticamente lì si vede dov'era prima, no? Dov'era prima lo specchietto e dove l'ho messo adesso, cioè era una distanza incredibile. Io mi chiedo, ma quando è arrivata la UAS al concessionario in Italia, il meccanico l'ha guardata, cioè ha guardato che tutti i pezzi fossero, che la macchina fosse in ordine? Non ha guardato una beata minchia, non ha proprio guardato niente, cioè come la macchina è arrivata, l'hanno parcheggiata. Questo è proprio il servizio Italian style, la cura del cliente che c'è in Italia quando solo vogliono, capito? La moneta. Però dopo il lavoro, chi se ne fotte? Cioè, non solo io, c'era per caso un altro, c'è per caso sulla loro pagina un altro personaggio che non era stato cliente, ma aveva comprato la macchina da un'altra parte e aveva chiesto un pezzo, informazione per un pezzo, a loro, alla UAS. E loro gli hanno risposto ovviamente in malo modo. Che non avevano niente e che poteva andarselo a prendere dove l'avevano comprata. Cioè, tu dimmi se questo qui è un servizio al cliente. Il servizio al cliente vuol dire che andare incontro al cliente, favorire il servizio. Cioè, Marco, tutto a posto? C'è qualche cosa che non va? Anche perché c'è qualche cosa che non va? Va tutto bene? Cioè, come va la macchina? C'è qualche problema? Questo è un servizio cliente, anche perché non è che io ho comprato una Ford, che di Ford ce ne sono a gogo, o di Fiat ce ne sono a gogo. Di UAS sono contate, in più come questa era la prima che c'era in Italia, quindi pensa un po'. Quindi vuol dire il servizio al cliente e stargli dietro al cliente e coccolarlo al fine di avere un resoconto anche a fondo di marketing. Questo è un servizio al cliente, non che dopo loro scrivono, mi rispondono al messaggio: ah, lo abbiamo denunciato, che poi scrivetemelo a me direttamente, non che scrivete i commenti sui commenti. Che tanto per parlare di ignoranza, io mi chiedo, allora loro mi hanno detto, la UAS Italia mi ha detto, se non togli subito il commento che hai fatto non ti sistemo la macchina. È come se tu andassi in una pizzeria a mangiare la pizza dove tu hai fatto un brutto commento, la pizza non te la fanno più. Ma li mortacci tu. Ma intanto il pizzaiolo non vede tutti i commenti e se li vede non conosce tutti i nomi dei clienti. Tu
benedetto meccanico, lo sai che sono stato l'unico a comprarti la macchina, è inutile che mi fai questa... No, cancellami il brutto commento, questa è l'unica volta che lui mi ha telefonato, solo perché gli avevo scritto il brutto commento, per il resto non si è mai fatto sentire. Per esempio, quando ho ritirato la macchina, mancava totalmente l'ingrassaggio di sotto, no? Mancava l'ingrassaggio di sotto, al che gli ho mandato la fotografia, no? Gli ho mandato la fotografia, qui mancava non solo l'ingrassaggio, ma qua mancava anche una vite. E gli ho scritto, qui manca un pezzo per favorire l'ingrassaggio. Mi risponde la Valentina e dice, Diego dice che il meccanico può usare quello dell'altro lato e di metterci un bulloncino, altrimenti ce ne mettete uno nuovo, costa 10 centesimi. Non è il fatto dei 10 centesimi. Ma che cazzo 10 centesimi? Non è il fatto dei 10 centesimi, è il fatto del servizio che si dà. Cosa che mi sembra che la Watts Italy non ha proprio la mini. Questi due qua non si sono mai mossi da Asciano. Questi sono due rinco. Sono lì fermi in quel pollaio di automobili, no? E lì non si sono mai mossi, quelli sono sempre lì, fermi. Non hanno neanche la Watts, come macchina loro, non hanno neanche la Watts. Quindi qua ci mancava giusto avvitare, semplicissimo lavoro, di mezzo minuto. Questo qua, ci si chiudeva la porta e questo qua si abbassava. Bastava svitarlo, cioè togliere questo pezzo e avvitarlo. Lo potevano fare loro per dare il servizio al cliente. L'ho fatto io, non c'è problema. Però questo vuol dire andare incontro al cliente. Ti compro la macchina, io compro anche il servizio. Se ti chiamo per dirti che entra l'acqua dalle guarnizioni, a proposito, nel sito della Watts, Russia, le guarnizioni, infatti, sono proprio come base della garanzia, perché è probabile che lo sanno, è probabile che lo sappiano che infatti entra l'acqua e quindi è proprio una cosa che loro sanno. Quando ho telefonato alla Watts Italy, se volevi anche le 500 entrava l'acqua, se volevi un'altra macchina potevi prendere un'altra macchina, non la Watts. Ma che discorso è? Ma qui bisogna essere diplomatici, qui devi essere anche... come dire, incontrare il cliente nel servizio. Mi entra l'acqua, Diego, mi entra l'acqua. Ah, non c'è nessun problema, Marco, portamela quando vuoi, te la sistemo. Punto. E non dire, ah, quegli imbecilli, quei bugiardi, ma quante ne dice su tutti? Quando in realtà, invece, mi pare che sia proprio lui quello che dice agli altri. Comunque, detto questo, la mascherina... sta peggiorando nella sua piccola ruggine, macchiette di qua, macchiette di là, macchiette di qua, macchiette di là, sta peggiorando, no? E anche l'acqua che entra, e qua sopra anche, è peggiorato anche qua sopra, no? E questi sono 7 mesi, no? Sono 7 mesi che la macchina è inattivo. Ecco, una cosa che volevo fare, qui tra un po' verrà la ruggine, comunque, una cosa che... un 46 centimetri, un 46 centimetri, però noi dobbiamo contare anche il differenziale. No? Vedo le balestre da qua che si stanno arrugginendo, gli assi qua sono abbastanza arrugginiti qua, queste qua sono già molto arrugginite, queste qua sono molto arrugginite, sono 46 centimetri, però devi contare qui il differenziale, no? E l'altro di qua, però diciamo che come zona centrale sono 46 centimetri di altezza. Un'altra cosa
era quando gli dissi: guarda che la macchina si sta arrugginendo. No, non ci è mai successo. Dovrei averlo scritto, tra l'altro, come risposta. Non ci è mai successo. Questa è la prima volta che ci succede. Vabbè, lascio i commenti. Dicono dalla Watts Italia, dicono denuncia per diffamazione. Ma che diffamazione? Cioè tu renditi conto su Booking.com, su TripAdvisor, tutti i commenti negativi della gente che prende per il culo i clienti. Tu vai in qualche albergo? Stai male? Scrivi il commento negativo. Vai a mangiare in qualche ristorante? Non ti trovi bene? Scrivi il commento negativo. Ti trovi bene? Scrivi il commento positivo. La stessa cosa funziona con i meccanici o con una concessionaria tipo la Watts Italy. Dei messaggi mandati, parole editing. E siamo di nuovo alla ruggine. Vi volevo far vedere i messaggi. Ho notato che inizia un po' di ruggine, cosa mi consigli? Dove? Ma a piccoli punti e in altre parti un paio di piccole bolle. Ti mando le foto, sì, meglio. Ok, ho mandato le fotografie, bla bla bla, bla bla bla. Qui le foto, bla bla bla, le stesse che comunque vedete. Il problema del bianco, che si vede tutto, comunque le faccio vedere al meccanico. Pensa che carriera. Il ferro russo, mi dice, è diverso dal nostro, nel senso che vedi subito un velo, ma poi non si espande, resta lì. Comunque ho inoltrato le foto alla Watts, che non so quale Watts, comunque vediamo cosa dicono. Purtroppo la neve e il sale non aiutano. La neve e il sale, fammi pensare, ma in Russia non nevica? Ma per me il ferro è sempre ferro, e per quanto riguarda la neve non credo che in Russia la Russia ne sia esente. Sì, certo, la Russia non è esente di certo. Il ferro è vero, è un ferro diverso. Abbiamo auto di più di 30 anni che sono rimaste uguali. Attenzione, che sono rimaste uguali. Hanno delle auto da 30 anni qui che sono rimaste uguali. Ma io quando andai a prendere a vedere la Watts, ce n'era una che era ferma da non so se 3 mesi ed era già arrugginita, era molto arrugginita. Poi mi pare che non so se era, vediamo un pochettino la vernice, quella da oggi. Da noi ad oggi non abbiamo mai avuto problemi con ruggine. Non hanno mai avuto problemi con la ruggine. Ma io quando andai a provare la Watts, la prima Watts che c'era, la, non questa, un'altra, aveva già la ruggine. E mi dissero: sì, ma questa è quella che noi teniamo qua fuori e bla bla bla. Quindi non è vero che non hanno mai avuto problemi con la ruggine, anche perché poco fa mi hanno detto che la ruggine è normale che venga fuori, ma dopo rimane tale quale che non si muove più. Abbiamo letto, è giusto? No, fidati che tra 2 anni è uguale. Quello che vedi, quello che hai visto, era qui da 1 anno e mezzo, e a stare fermi a volte è peggio che usarla. Cioè, prima mi dicono che non hanno mai avuto problemi e qua invece, no, fidati che tra 2 anni è uguale, quello che vedesti era qui da 1 anno e mezzo e quelli che hanno lì da 30 anni, cioè quello era lì da 1 anno e mezzo, cioè, non capisco. No, mi sembra veramente un bluff proprio, mi sembra un bluff a parlarne, anche perché no, farmi scrivermi che mi denunciano per diffamazione attraverso YouTube, ma scrivimi a me direttamente, no? Che io, guarda, ho qua la risposta, la porto in corte, vado io direttamente in corte con il Watts
se ce la farà ancora, perché stamattina, tra l'altro, stamattina mi si è bloccato il freno. Il freno, ho schiacciato il freno, dopo volevo ripartire, era un incrocio, il freno era bloccato, non tornava più su, mi si era proprio bloccato giù, non tornava più su. Cazzo, se mi pensavo forse la carburazione. E dopo, infatti, dopo un attimo poi è ripartito e poi mi sono accorto infatti che era il freno. Il freno praticamente dovevo non solo schiacciarlo, ma col piede ritirarlo in su, perché era rimasto bloccato. E un'altra volta mi era rimasto bloccato, probabilmente per il freddo, l'acceleratore, cioè era rimasto giù, no? Meno male che ero fermo. Ora devo dire, è la Watts una reliable car? I pro e i contro? Non lo so, ho avuto il Defender e c'erano parecchi contro. Sì, è vero, puoi andare da tutte le parti, ma io mi chiedo, ma dove cazzo devo andare? Sì, è vero, posso andare da tutte le parti, ma dove devo andare? L'importante è che sia reliable, cioè che tu ti puoi fidare, che hai una macchina, che tu puoi andare dove vuoi. Perché probabilmente le foto o i video che ci fanno vedere su YouTube di tutte queste Watts in Russia, credo che siano diverse. Anche perché mettendo il mio VIN della macchina qua dietro le mie spalle nella pagina russa, non c'è. Non c'è. Viene fuori che è della Skoda. Da dove viene difatti la macchina? Dalla Repubblica Ceca. Pensate dopo di avere una garanzia? Cosa fate? Comprate la macchina e se c'è qualche problema dovete andare giù fino ad Asciano? Con quello che consuma? Con quello che consuma dovete andare. Intanto dovete parlare con quell'abbellinato del meccanico, che lui vi trova scuse su tutto. Ma se no qui volevi prendere un'altra macchina, potevi prenderti un'altra macchina, non certo la Watts. Se volevi una macchina senza problemi, potevi prenderti un'altra macchina, perché anche le macchine della 500, la 131, anche a quelle veniva la ruggine. Sì, ma cazzo, stiamo parlando di 60 anni, 70 anni fa. Queste qua le hanno rifatte adesso. La 500 della Fiat l'hanno rifatta adesso. Anche questa l'hanno rifatta adesso. Però dipende cosa usano. Stavo guardando il mio gatto. Dove va? Bughi, che tipa, va?